ragazzi, allora oggi voglio fare questo video sulle mie unpopular opinions, però sulla moda. Cioè vorrei vedere con voi alcuni capi, perché mi è capitato di trovarli online mentre facevo shopping, che secondo me sono un po' di dubbio gusto e oggettivamente brutti, cioè senza girarci troppo attorno. Quindi vorrei andare a commentarli con voi e poi vorrei anche sapere la vostra opinione, perché magari per me sono osceni, però per voi sono bellissimi, insomma. Quindi vediamo un po', iniziamo questa carrellata, secondo me, degli scempi peggiori nell'ambito della moda di questa stagione. Allora, io inizierei con questo maglione in lana con balaclava. Io non sapevo che cosa fosse una balaclava, ma lo sto imparando in questo momento con voi, praticamente. E questo è un maglione Gucci, il costo è di 590 euro e a me sembra un maglione normale, fino a quando vedo che da qui in su praticamente ti copre anche tutta questa zona sopra il naso, così, e sono, cioè c'è lo spazio ovviamente per le labbra. Questa, se non sbaglio, è una balaclava, cioè un coso che permette lo spazio per le labbra, circa, più o meno, ed ha anche le labbra rosse disegnate, o comunque c'è tutto un bordo rosso attorno. Allora, io adesso, no, maglione in lana con balaclava perché Gucci è molto figo, il commesso di Gucci, eccetera. Però io questo maglione in lana potrei anche acquistarlo. Ovviamente il prezzo è una roba, cioè, assurda, ok. Però perché metterci questa roba sopra, così? C'è qualcuno che lo acquista? Io vorrei sapere questo. C'è qualcuno che acquista questo maglione? Se sì, chi sei? E se ci sei, quando lo metterai? Perché io ho i miei seri dubbi e mi meraviglio, cioè evidentemente la moda è anche questo, però per quanto mi riguarda è la cosa più oscena che io abbia mai visto e non l'acquisterei, cioè non lo indosserei manco se me lo regalassero sto maglione, per farvi capire quanto mi piace, cioè manco se me lo regali io non lo metterei mai, manco morta sul mio cadavere proprio. Poi vorrei commentare con voi queste pantofole in finta pelliccia a mo' di orsetto. Allora, c'è da dire che queste pantofole non sono brutte, non sono assolutamente brutte, anzi, sono molto molto carine. Le ho inserite però in questa lista perché? Perché ragazzi, queste le trovi tipo da Acqua e Sapone per 8 euro. Come fanno quelli di Dolce & Gabbana, perché sì, sono di Dolce & Gabbana, come fanno quelli di Dolce & Gabbana a venderle per 495 euro? E soprattutto anche qui, c'è qualcuno che le compra? Perché io ho sempre avuto ciabatte con gli animaletti in tipo in finto peluche, ok? Cioè in finta pelliccia, tipo di peluche, ok? Li ho sempre avuti, ma non sapevo che anche Dolce & Gabbana li facesse e soprattutto non potevo aspettarmi che costassero quasi 500 euro. Quindi mi è preso un po' un colpo al cuore, stavo guardando il sito da... mi sono detto, oh che carine! 495 euro, mi è venuto una specie di infarto. Voi le comprereste? Se sì, secondo voi, quant'è il prezzo giusto per un paio di pantofole del genere? Io, siccome sono Dolce & Gabbana, direi 49 euro, ma proprio perché sono Dolce & Gabbana, però fossero De Fonseca, tipo 4,90 euro, sposterei la virgola, no? Visto che sono Dolce & Gabbana potrei dire 49,50 euro, ok, perché sono super brand di lusso, eccetera, però 495 euro per delle pantofole con orsacchiotti in finta pelliccia, cioè è una specie di furto, non lo so, secondo me è assurdo, ok? E mi chiedo se siano, cioè mi sta venendo il dubbio, ma sono fatte per uscirci o sono fatte per essere portate in casa? Spero che siano per essere portate in casa, perché se qualcuno ci esce con queste, prima ci spende 500 euro su e poi ci esce pure, cioè top proprio, cioè sei il mio mito. Poi, sempre da Gucci abbiamo un'altra perla, ragazzi. Fateci un giro sul sito di Gucci perché si trovano cose molto molto interessanti, come ad esempio queste bellissime, non so come descriverle, cioè secondo me sono orrende, le sneaker flash track con cristalli staccabili, che però ragazzi apparentemente vanno super di moda e tutti le amano, non so come sia possibile. Allora, già solo queste sneakers così sono veramente veramente brutte,
ok? Sono brutte. Ma poi andarci a mettere questi cristalli che saranno tipo, boh, non lo so che cosa sarà, plastica, ma cioè andarci a mettere questi cristalli staccabili è veramente la morte sua, cioè sono orrendi, a me non piacciono, le scarpe di Gucci mi piacciono, devo dire, ma queste sono veramente oscene, che poi il colore, cioè li fanno in diverse colorazioni, ok? Ma il colore peggiore, secondo me, quello proprio più terribile di tutti, è questo verde khaki con nero, grigio, un po' di giallo, un po', e poi i cristalli viola, ragazzi, cioè secondo me è il peggio del peggio. Vi prego, non ditemi che andate in giro con queste cose, spero che nessuno di quelli che mi sta guardando abbia intenzione di acquistarle o comunque di uscirci con una roba del genere. Secondo me, vabbè che è Gucci, io evidentemente di moda non ci capirò nulla, perché evidentemente sono strafighe, ma ragazzi, costano 1200 euro. Cioè, ok, ok, scusate se vi ho fatto prendere una specie di colpo, però 1200 euro per queste sneaker orribili, però con i cristalli staccabili, staccabili, perché nel caso voi vogliate uscire con queste sneaker ma senza i cristalli, potete farlo, perché magari i cristalli sono in realtà la cosa più decente di tutta la scarpa, però se volete potete toglierli e uscire solo con queste scarpe, così, ecco. E, sì, io Gucci non so che cosa tu abbia, il designer di Gucci, non so che cosa gli sia passato per la testa per questa stagione, ma secondo me sono veramente le scarpe più brutte che io abbia mai visto. No, vabbè, ragazzi. Allora, passiamo a Balenciaga, ok? Perché anche Balenciaga, così come Gucci e Dolce & Gabbana, ha avuto questa idea pazzesca. E qui sto parlando invece di un parka, una specie di cappotto giubbotto, ok? Allora, questo cappotto così non sarebbe neanche tanto male, non fosse che è decisamente oversized, cioè è gigantesco. Praticamente quando lo metto, cioè notare le maniche, ok? Notare le maniche, praticamente questa modella nella foto, ok? È magrissima, fichissima, eccetera, eccetera, perché ovviamente è una modella per Balenciaga, però io, cioè se a lei sta così, no? Cioè come potrebbe stare su un comune mortale uno di noi? Cioè come potrebbe stare su di noi una roba del genere se a lei sta così? Se già lei sembra una pera, come potrebbe stare a qualcuno di noi? Non oso immaginarlo. Tra l'altro non mi sembra nulla di che, in realtà, cioè la forma è orribile, le maniche, proprio la forma in sé è, cioè, è orrenda, ma non ci vedo nemmeno nulla di particolare in questo cappotto, in questo parka, e non capisco nemmeno come qualcuno, cioè, possa spenderci su 2250 euro. Sì, lo so, già 250 euro era troppo, non penso che qualcuno l'avrebbe mai comprato, però 2250 euro, possiamo ragionarci un attimo su? Sarà fatto di nylon, è orribile, ma chi se lo compra? Anche qui io vorrei capire se qualcuno se l'è mai comprato, cioè se qualcuno se l'è comprato questo parka, se sì, chi sei? Lasciami un commento e dimmi per quale occasione tu l'hai comprato, perché, cioè, Io non ci credo che qualcuno, ma quando questi brand lanciano questi capi così, no? Cioè, ma si rendono conto che non le acquisterà nessuno? Oppure, cioè, oppure sono forse solo io che non mi intendo e sono l'unica a pensare che sia orribile? Adesso ditemelo, perché, cioè, io non posso concepire, cioè, non ce la faccio. E poi, ragazzi, in questa lista, come non menzionare questa scarpa Louis Vuitton? Allora, io amo Louis Vuitton, è un brand che apprezzo molto. Non ho un paio di scarpe di Louis Vuitton e forse questo è il perché. Allora, sneaker alta LV, vabbè, Louis Vuitton, Arch Light, ok? La sneaker alta LV Arch Light in pelle di vitello è uno dei modelli di punta della collezione Cruise 2019 di Louis Vuitton. Allora, ci rendiamo conto che questo è uno dei modelli di punta di questa collezione? Cioè, ce ne stiamo rendendo conto, ok. Direttore artistico Nicolas Ghesquieu si è ispirato all'iconica calzatura della Maison, reinterpretandola con stringhe e cuciture a contrasto. La caratteristica suola oversize è proposta in gomma metallizzata. Allora, c'è la gomma metallizzata, cioè è fatta di non so di che pelle di vitello, che okay, qualsiasi cosa tu voglia menzionare, caro Nicolas Ghesquieu. Per me sta scarpa è orribile, cioè, e poi è anche uno dei modelli di punta di questa collezione, è veramente orrenda. Se non sbaglio l'avevano fatta anche in monogram con il logo LV, 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 e anche quella era, cioè, oscena, oscena.
Io, anche qua, io non riesco a capire come qualcuno possa uscire con una scarpa del genere, ok? La suola è enorme, la forma è orrenda, ma la cosa che più mi fa impazzire è questa specie di onda così che fa la suola, ok? Cioè, ti rende il piede gigantesco. Io non so se avete visto, ma è qui, io ho visto molte blogger, influencer indossare queste scarpe, o comunque quelle con il logo, ok? Così simili, forse quelle un po' più basse appunto con il logo monogram. E io non riesco a capire, cioè le indossate perché ve le hanno spedite? O perché effettivamente vi piacciono e ve le siete comprate? Perché se vi piacciono e ve le siete comprate, io avrei qualche domanda. Niente di male, però, cioè, io non... Cioè, secondo me sono orrende, non so che cosa dire. Cioè, boh, non lo so, non riesco a capire come possono. E poi costano, ragazzi, tenetevi forte, perché costano 980 euro. Cioè, non si possono nemmeno ordinare online. Sono talmente esclusive, talmente fighe, che le puoi comprare solo per telefono o in boutique, ok? 980 euro. E non aggiungo altro. Adesso ditemi voi, sono l'unica che le vede così brutte? Oppure, cioè, è effettivamente vero e sono orribili e nessuno se le comprerà mai? Domande. Altra cosa che possiamo trovare sul sito di Balenciaga, veramente quest'anno si sono sbizzarriti, sono questi sandali con lacci yellow black. Allora, la forma di questi sandali è carina, ok? Almeno mia opinione, ok? È carina. I lacci, no. Il colore, ancora meno. Allora, perché devo prendere una scarpa fatta con questa specie di corda che potrei farmela benissimo da sola a casa per 5 euro? Tra l'altro notare che costa 650 euro questo sandalo, ok? Ed è in preordine, non si può manco comprare, cioè è in preordine, perché loro prevedono che ci sarà una talmente... ci sarà una waiting list talmente lunga, ragazzi, che puoi preordinarli questi. Te li spediscono praticamente a fine febbraio. Se ti va bene. Suola in pelle di vitello, lacci bicolore, vabbè, sì, hanno due colori, sono orrendi. Chiusura con lacci da annodare, quindi ci devi farci il nodo. Curvatura 110 mm, fabbricato in Italia. Composizione 100% poliestere. Beh, la suola no, però, ok. Quindi questi sono dei lacci in nylon, in plastica, per la modica cifra di 650 euro. Allora, io anche qui ho sinceramente qualche domanda da farmi, cara Balenciaga e caro stilista di Balenciaga. Perché? Questa è la mia domanda. Perché e chi se li mette? Ok, forse con un outfit book, ne so, tutto in tinta, non lo so, secondo me sono comunque osceni, anche con un outfit in tinta, sono veramente orrendi. Anche questi non li indosserei manco se mi pagano, cioè, no. E poi, dulcis in fundo, per restare sempre su Balenciaga, che veramente si è superata quest'anno, andrei a guardare, ragazzi, questi Crocs. Allora, già questo tipo di scarpa a me personalmente non piace affatto, cioè li detesto da sempre. Però vogliamo parlare dei Crocs con questa zeppa gigantesca, cioè come fai a camminarci, intanto punto uno. Con tutti questi, vabbè, le spillette sopra sono pure carine alla fine, secondo me. Però, cioè, vogliamo parlare di quanto siano orribili? Specialmente quelle nere con tutte le borchie, sono veramente orrende. Ragazzi, il prezzo è qui, è in dollari. Con queste con le borchie, ragazzi, 895 dollari. Per dei Crocs con la zeppa, tutti in gomma, 895 dollari. E io anche qui mi chiedo, ma c'è qualcuno che le indossa? C'è qualcuno che le compra? Oppure sono in passerella? Perché io spero solo in passerella, perché sono, cioè, la morte, la morte. Volendo ci sono anche quelli semplici, uguali identici, ma senza tutte le spillette, eccetera, costano solo 495 dollari. Giusto per farvi sapere che se vi piacciono così tanto, ecco, li trovate anche senza tutte le spillette, eccetera, e vi costano meno, ma spero che nessuno spenda comunque né 495 dollari né tantomeno 895 dollari per una roba del genere, che poi insomma in euro cambia ben poco, quindi saranno circa, non lo so, 850 euro per un paio di Crocs con la zeppa. Cioè, io non ho parole, sono allibita. E questo è quanto per il video di oggi, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto e spero che qualcuno condivida le mie opinioni, perché queste sono tutte,
cioè tutti i capi di alta moda su siti Gucci, Balenciaga, io non riesco a, cioè, a concepire umanamente chi andrebbe in giro con sta roba e perché, e chi, cioè, spende così tanto per una roba del genere. Io non concepisco. Comunque, questo è quanto. Il video, questo video lo vedrete domani, che è lunedì, e poi io martedì partirò per Disneyland per festeggiare il mio compleanno, che è stato il 14 novembre scorso, come sapete, e grazie ancora per gli auguri, siete stati fantastici. Quindi non so in realtà se riuscirò o non riuscirò a caricare video da Disneyland. Se non mi vedete caricare video in questi giorni, non vi preoccupate, state tranquilli, non è successo niente, sono solo a Disneyland. Ma seguitemi su Instagram, perché vi posterò nuove fotine, nuove stories, un sacco di roba da Disneyland. Non vedo l'ora, la mia prima volta a Disneyland, quindi sono anche molto 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 emozionata. Trovate il link al mio Instagram qua sotto, quindi seguitemi lì se non vedete nuovi video. Ci sono comunque, ma su Instagram. Spero comunque di riuscire a caricare nuovi video. Mal che vada, torno venerdì, quindi mal che vada, prossima settimana nuovi video. Ma spero di riuscire anche da Disneyland, spero. Comunque, mia family, questo è tutto. Bacio gigante, vi voglio bene. Ciao, a presto.